La carovana rosa è in arrivo in Liguria per la 12ª tappa del Giro d'Italia. Dalle 14 il passaggio dal Bocco, poi il transito in Valle Sturla e in Val Fontana Buona, quindi l'arrivo a Genova. Meglio una preghiera arrabbiata del moralismo ipocrita. Il Papa nell'udienza generale invita a seguire l'esempio di Giobbe in un periodo in cui pandemia e guerra accumulano sofferenze. Il nuovo digitale approda nel Tiguglio e nel Golfo Paradiso. Da oggi Recco e Portofino ricevono telepace al canale 12 e 85. Domani l'accensione prosegue nell'entroterra e giovedì sulla costa. Risparmio energetico ed edilizia sostenibile. Da oggi a Bolzano inizia Clima House, l'evento più importante del settore. C'è anche un po' di Tiguglio con l'Istituto Clima Liguria. Ai nastri di partenza la seconda edizione dell'Umbertiade Casarzese. L'evento, riconosciuto dal Consiglio dei Ministri, celebra lo scrittore Umberto Fracchia con un concorso letterario. Strada in salita per la Serie B, la Virtus Entella perde 2-1 nell'andata playoff contro il Palermo. I rosanero segnano due gol a inizio ripresa, poi Mercai accorcia le distanze. Buongiorno dalla redazione di Telepace. Dunque, domani pomeriggio la 12ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Parma transiterà nel Levante della Liguria per arrivare poi a Genova. Percorrerà quindi l'autostrada fra Sestri Ponente e Aeroporto, lungo tra l'altro il ponte Genova-San Giorgio, uscirà poi ad ovest per arrivare in via 20 Settembre. Mentre in centro a Genova divieti e limitazioni al traffico delle auto scattano alle 14 di quest'oggi, fra via 20, piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e la Foce, sono previste variazioni al traffico anche nel Levante, ma in particolare nella giornata di domani. Vediamo. La 12ª tappa del Giro d'Italia è attesa al passo del Bocco a Mezzanego attorno alle 14 di giovedì. Da qui la corsa raggiungerà Borgonovo e quindi Carasco, da dove punterà verso Genova transitando lungo la provinciale della Val Fontana Buona. Giunti a Ferriere, i ciclisti passeranno da Boasi, Bargagli, San Gottardo per dirigersi a Trensasco e Piccarello, dove proseguiranno verso Genova. I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare circa 2 ore e mezza prima del transito e saranno riaperti pochi minuti dopo il segnale di fine corsa. A Carasco, sulla 225 e sulla 586, stop al traffico dalle 12. A Cicagna, mezz'ora dopo e mezz'ora dopo ancora nella parte più alta della Val Fontana Buona. Chiusura anticipata alle 11.15 per i plessi di Borzonasca e di Carasco dell'Istituto Comprensivo e alle 11.30 a San Colombano e dalle 12 a Moconesi, Neirone e Lumarzo. Chiuse le scuole a mezz'ora. Attenzione al trasporto pubblico locale. Alcune corse AMT infatti subiscono limitazioni dal pomeriggio di mercoledì per tutta la giornata di giovedì, in particolare in Val Bisagno, in Val Trebbia e in Val Polcevera. A Genova nella giornata di giovedì, per agevolare gli spostamenti, il servizio della metropolitana sarà potenziato dalle 10 alle 19. Sempre giovedì sono previste limitazioni per le corse degli autobus in concomitanza con il transito dei ciclisti per le linee 826 da Carasco a Borzonasca, 711 da Chiavari a Santo Stefano d'Aveto, 712 da Chiavari a Borzonasca, 713 da Rostio a Carasco, 715 da Chiavari a Carasco, 814 da Chiavari a Cicchero e Ferreccio. Il servizio scuola bus per i comuni di Bargagli, Borzonasca, Mezzanego, Neirone, San Colombano, Certennoli e Moconesi sarà garantito solo al mattino, mentre la corsa della linea 715 riservata agli studenti in partenza da Viale Caviglia alle 14.30 per Monleone non verrà effettuata. Per quanto riguarda la Valle Stura e la Valle Scrivia, variazioni previste da mezzanotte fino a cessate esigenze nella giornata di giovedì. E dunque il giro passerà nel Parco Naturale Regionale dell'Aveto e in Val Fontana Buona per i tanti appassionati e i curiosi che raggiungeranno il percorso per veder passare la gara. Ci sarà la possibilità di partecipare ad alcuni appuntamenti. Dire giro è dire festa per famiglie, bambini, anziani e appassionati. Un giorno per vivere insieme l'attesa della Corsa Rosa. Così anche le iniziative collaterali, meno sportive, contribuiscono a rendere frizzante il clima. La tappa Parma-Genova sarà accolta con striscioni al Passo del Bocco. Qui si potrà visitare il territorio circostante, un modo per promuovere il parco, la biodiversità e il cicloturismo nell'entroterra della Liguria.
Abbiamo organizzato uno stand dove saranno presenti le guide del parco che faranno fare una visita guidata gratuita a tutti coloro che vorranno partecipare e visitare il giardino botanico che si presenterà in veste restaurata e abbellita anche per l'occasione, ma poi vorrei che fosse una cosa permanente, e poi nel percorso natura del laghetto del Bocco. Aspetteremo insomma i girini in compagnia per far conoscere le bellezze di questo territorio e anche l'ente parco. I corridori scenderanno poi a valle e attraverseranno la Fontana Buona, punto di ritrovo della Carovana Rosa. Anche qui c'è chi ha organizzato un momento di festa per stare in compagnia. Il team Velo Fontana Buona, su idea del socio Milvio Anastasi, promuove una grigliata aperta agli amatori e non solo, poco dopo Boasi. Ogni volta che passa abbastanza vicino prendo il furgone e carico tutto quello che mi serve per fare una bella grigliata e invito gli amatori di venire su mentre guardiamo poi il passaggio del Giro d'Italia. Generalmente in quanti siete, quante persone siete a questi eventi? La società dovrebbe venire su tutte, è più amici che vengono degli iscritti e così via, un centinaio di persone li vedremo senz'altro. All'udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate al tema della vecchiaia. Questa volta ha preso come riferimento il personaggio di Giobbe, che il pontefice ha definito un testimone della fede che non accetta una caricatura di Dio. È meglio una preghiera arrabbiata rispetto al moralismo ipocrita. Lo dice il Papa ai fedeli presenti in Piazza San Pietro, che nell'udienza generale del mercoledì invita a seguire l'esempio di Giobbe, che prima protesta contro il mistero del male e poi ha la certezza che Dio gli renderà giustizia. Dio ci preservi da questo pietismo ipocrita e presuntuoso. Dio ci preservi da quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti che ci dà una certa presunzione. In un periodo segnato dalle sofferenze e di eventi tragici come pandemia e guerre, Giobbe può essere un esempio. La parabola del libro infatti mostra quello che accade realmente nella vita. Alcune persone possono finire travolte da un susseguirsi di eventi negativi. A molti, dice Francesco, è capitato di conoscere persone così e ammirarle per la loro fede e il loro amore. Penso ai genitori di bambini con gravi disabilità. Avete pensato ai genitori di bambini con grave disabilità tutta la vita? Penso anche a chi vive un'infermità permanente o al familiare che sta accanto, situazioni spesso aggravate dalla scarsità delle risorse economiche. In certe congiunture della storia questi cumuli di pesi sembrano darsi come un appuntamento collettivo. Il Papa li definisce eccessi del male che non possiamo giustificare come una superiore razionalità della natura e della storia. Esiste un diritto della vittima alla protesta, diritto che Dio concede a chiunque, anzi è lui stesso in fondo a ispirarlo. Sai caro che la protesta è un modo di preghiera quando si fa così. Quando i bambini, i ragazzi protestano contro i genitori è un modo di attirare l'attenzione e chiedere che si prendano cura di loro. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio, Dio ti ascolta, Dio è padre, Dio non si spaventa della nostra preghiera di proteste, no, Dio capisce. Da oggi una parte del Tigullio è coinvolta nel passaggio al nuovo digitale terrestre, in particolare il cambiamento oggi riguarda la zona di Recco e una parte del monte di Portofino, ma anche alcune zone dell'estremo Levante, poi toccherà alla zona costiera e all'entroterra. Vediamo. Continua il passaggio al digitale di nuova generazione e quest'oggi siamo sul monte di Portofino, la zona di Recco e la costa orientale della città di Genova e poi una prima parte del Tiguglio, non tutto il Tiguglio. Qualcuno ci ha segnalato che comincia a vedere per esempio alcune zone di Sestri Levante il nostro segnale sul canale 12 e sul canale 85. Saranno questi i numeri sui quali tra breve in tutta la Liguria si riceverà telepace. È una fase di passaggio, quindi occorre attendere. Domani ci sarà l'accensione
dell'entroterra, del nostro entroterra, e dopodomani, giovedì, ci sarà l'accensione del Golfo del Tiguglio anche sulla costa. Come vi dicevo, occorre aspettare progressivamente. Quando non ricevete più il nostro segnale, fate la risintonizzazione. Comincio ad introdurre un argomento del quale parleremo nei giorni prossimi, che è l'HBBTV. È uno standard di trasmissione per chi ha un televisore di nuova generazione, potrà continuare a ricevere anche i canali 3, 4 e Telepace News, che col nuovo digitale non sono ricevibili. Intanto il 12 e l'85 sono ricevibili ormai in gran parte della nostra regione, ma dai giorni prossimi vi dirò come si fa anche a continuare a ricevere gli altri. La 44esima convocazione nazionale giubilare del rinnovamento nello Spirito Santo si svolgerà a livello regionale domenica 29 maggio a Genova. L'inizio è alle 9 al Tower Airport Hotel. Chi vuole partecipare può prenotare entro venerdì al 340-7646-085. Il tema di quest'anno sarà Conunzione mandati dallo Spirito. È iniziata oggi a Bolzano Clima House, la fiera dedicata al risparmio energetico e alla bioedilizia. Ci sarà anche uno spazio per l'Istituto Clima Liguria, che prenderà parte ad un incontro su acustica applicata al comfort abitativo. Per noi è un onore essere al Clima House, perché è la fiera più importante a livello nazionale sul risparmio energetico e a livello internazionale. Quindi abbiamo l'opportunità di conoscere le migliori aziende in Europa sul risparmio energetico e quindi di trasmettere questi concetti qua e portarli in Liguria. Missione a Bolzano per l'Istituto Clima Liguria, che con un suo stand in una posizione strategica all'interno dei padiglioni della fiera prende parte al Clima House, uno degli appuntamenti fieristici più importanti per il comparto della bioedilizia e del costruire rispettando l'ambiente. Quest'anno la manifestazione ritorna a pieno regime con oltre 150 appuntamenti in programma in 4 giorni. La delegazione proveniente proprio dal Tiguglio sarà protagonista di uno di questi. Sì, a Bolzano come di consueto faremo un seminario venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4 sulla tematica dell'acustica applicata al comfort acustico, al comfort abitativo. Io sono ormai 20 anni che mi occupo di queste tematiche, sono specializzato sul settore e andremo a parlare un po' di isolamento acustico, non limitandoci soltanto a quello. Anche questa tematica, l'isolamento acustico, negli anni viene sempre più richiesto, perciò è sinonimo che la gente ha bisogno di vivere nelle proprie case con il comfort acustico, termico, qualità dell'aria e quant'altro. La fiera sarà anche l'occasione per fare il punto sul settore dell'edilizia sostenibile e sullo stato della normativa legata al bonus 110%, un momento di aggiornamento che potrà poi essere di aiuto sul territorio del Levante per tutti gli addetti ai lavori. L'Istituto Clima Liguria da anni lavora in questa direzione e punta ad organizzare qualcosa di importante per tutta la regione. Noi facciamo un po' da ambasciatori in Liguria per loro e cerchiamo piano piano di portare addirittura una fiera a Genova, con la collaborazione certamente di Fiera Bolzano. Ci stiamo lavorando, è anni che crediamo in questo sogno qua e vogliamo realizzarlo. Prende il via domani la seconda edizione dell'Umbertiade Casarzese. Dalle 17 alle 19 nell'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure, Stefano Verdino e Mario Dentone approfondiranno la figura dello scrittore letterato Umberto Fracchia. Nel contesto della manifestazione è stato organizzato anche un premio letterario dedicato a giovani artisti. La premiazione si svolgerà a Villa Fracchia a Bargone nella serata del 4 giugno. Lo scrittore letterato Umberto Fracchia, vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e conosciuto per lo più dai soli addetti ai lavori, gode di una grande popolarità nella frazione di Bargone. Casarza Ligure, da 2 anni a questa parte, contraccambia la predilezione che il letterato ebbe nello scegliere questa località come meta dei suoi soggiorni, organizzando l'Umbertiade Casarzese e riconoscendo in Fracchia un'eccellenza del territorio. Un'eccellenza perché aveva fondato una rivista letteraria, perché
aveva scritto diversi romanzi, perché si era occupato anche, diciamo, di teatro e di lungometraggi del cinema muto. Un legame col territorio dunque e anche coi suoi abitanti, tra questi il docente scrittore Alfredo Bertello. Si è voluto proprio ricordare questo legame perché addirittura basti pensare che i sonetti shakespeariani sono stati, diciamo, tradotti dall'inglese antico in italiano da Alfredo Bertello. L'Umbertiade Casarzese si aprirà giovedì con un incontro dedicato allo scrittore e proseguirà con il premio letterario dedicato alle scuole medie superiori, non solo del territorio, al quale hanno partecipato anche alcuni ragazzi della casa di detenzione di Chiavari. Sono stati creati dei laboratori di scrittura creativa che hanno consentito ai ragazzi sia del biennio che del triennio, infatti abbiamo istituito proprio due sezioni distinte, ma anche agli alunni delle scuole medie di poter partecipare, e sono pervenuti, ripeto, veramente tanti racconti. L'edizione 2022 dell'evento ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Il riconoscimento di questa manifestazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Comitato degli Anniversari, che ci ha proprio omaggiato del loro logo e di un loro patrocinio proprio per celebrare la figura di Umberto Fracchia, e credo che siamo praticamente forse proprio in Liguria un po' una apripista. Il convegno, che si svolgerà domani alle 17, sarà trasmesso in diretta TV su Telepace. Andrea Prato, della classe seconda A della scuola media Ilaria Alpi dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2, ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving promosse dal Ministero dell'Istruzione. I partecipanti devono affrontare una serie di esercizi a carattere logico, matematico e informatico che rappresentano situazioni problematiche modellizzate. Si sfidano in gare di istituto e regionali fino a definire un gruppo di finalisti nazionali. Andrea Prato rappresentava la Liguria e ha ottenuto il terzo posto alle spalle dei rappresentanti di Calabria e Toscana. Un risultato prestigioso che gli consente di andare a Cesena il 3 giugno per le premiazioni organizzate dal Ministero dell'Istruzione. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Dare più voce alla pace, questo è il titolo scelto da Avvenire. Dopo la resa a Mariupol, incognite sul destino dei combattenti, la guerra diventa d'usura e i negoziati tra le parti si fanno più difficili. Ma qualcosa è cambiato, dice Giorgio Ferrari nel suo editoriale, il sentiero stretto oltre la tragedia. L'intervista all'ex ministro della giustizia Flick, non oltrepassare la legittima difesa si rischia la carestia. E poi c'è il nodo energia, Eni apre il doppio conto con Gazprom, l'Unione Europea disapprova. Non solo Kiev, ci sono tante guerre dimenticate nel mondo, tra cui quella interna al Sudan, prigioniero del golpe perenne da 1133 giorni dalla distruzione e destituzione del regime di Omar el-Bashir. Sono continuati gli arresti, le esecuzioni, le negazioni della libertà. E poi prevenire ogni abuso, il piano della Chiesa, l'azione del Servizio Nazionale CEI per la tutela dei minori. E ancora Spagna, legge a due volti, il no all'utero in affitto, ma l'aborto ora è senza limiti. La Spagna abolisce il consenso genitoriale dai 16 anni per l'aborto. E poi ancora, così useremo i fondi Mantoan di Agenas per la sanità che arrivano dal PNRR. Embargo meno duro, più rimesse e visti, Biden apre però a Cuba. E ancora il supplemento di Avvenire, l'economia civile tra cobalto e plastica e gli eccessi del pianeta. Andiamo invece a leggere la prima pagina di Secolo XIX, da eroi a criminali, questi sono i militari di Avrostal dell'acciaieria di Mariupol. Inflazione, il balzo in Liguria è la seconda regione in Italia, la classifica in base ai dati Istat di aprile, tra le grandi città Genova è al quarto posto, la COP dice una situazione mai vista in 30 anni, rincari trainati da energie alimentari, in un anno una famiglia di 4 persone pagherà 2.500 euro in più. E poi l'estate con gli stabilimenti balneari che vogliono indennizzi in base agli investimenti fatti. E ancora l'estate di Portofino pronta al decollo con gli eventi di Dolce e Gabbana, e l'inchiesta a Genova per i concorsi, diciamo così, pilotati. Il rettore: lavoriamo per salvare gli esami se i prof saranno sospesi. E si ricordano anche i 50 anni dall'omicidio Calabresi, pulita dal fango la sua memoria. Questo è Marco Menduni. E poi c'è un intervento della ministra della giustizia Marta Cartabia: senza verità non può esserci riconciliazione. Nelle pagine interne del
secolo, quelle dedicate al territorio, pescatori in rivolta per il caro gasolio, costi quadruplicati, così non reggiamo, i professionisti, serve subito uno stop ai prezzi dei carburanti, siamo al disastro, il nostro è un comparto vitale e va salvato. E ancora dal nostro territorio, tariffe estive al via per parcheggi blu, ecco la mappa delle agevolazioni, alcuni comuni praticano lo sconto ai residenti e lavoratori, a Recco i posteggi sono gratuiti per le neomamme di tutto il Golfo Paradiso. Bene, per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco di Chiavari intorno alle 12.30 in piazzale della Franca Chiavari. Il ceppo e le gomme infatti del rimorchio di un camion hanno preso fuoco e l'intervento è ancora in corso, ma i pompieri spiegano che non si tratta di nulla di pericoloso e ovviamente stanno mettendo in sicurezza la situazione. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo allo sport, il calcio, la Virtus Entella ha perso 2-1 contro il Palermo nel turno di andata dei quarti di finale playoff. Adesso serve vincere con 2 gol di scarto in Sicilia per continuare a giocarsi la Serie B. Vediamo. Al Palermo bastano i primi 7 minuti della ripresa per sbloccare una partita equilibrata e mettere nei guai l'Entella, che sabato sera dovrà vincere con 2 gol di scarto in Sicilia nel ritorno dei quarti di finale dei playoff per continuare a giocarsi la Serie B. A decidere la partita del comunale un colpo di testa agli Uperini sugli sviluppi di un calcio d'angolo a inizio di presa e il raddoppio di Brunori su rigore al 52esimo per un contatto in aria con Pellizzer. Al 58esimo Volpe mette dentro Mercai che dà energia all'attacco e al 68esimo accorcia le distanze. Dopo noi secondo me abbiamo reagito bene, abbiamo accorciato le distanze, non siamo riusciti a trovare il pareggio, però sicuramente siamo arrabbiati e pronti per questa partita di ritorno dove sicuramente diremo la nostra. Nel finale l'Entella si spinge in attacco in cerca del pareggio, ma il risultato non cambia. Rammarico oltre i 5 minuti per il risultato, perché la squadra ha dato tutto, ha fatto una buona partita, la partita è stata giocata a viso aperto, sapevamo che il Palermo è una squadra forte, costruita per vincere. E peccato, perché anche per l'occasione di Morosini che abbiamo avuto nel primo tempo che ci avrebbe consentito di andare in vantaggio, però... Al comunale martedì sera erano presenti oltre 4.000 tifosi, record stagionale per la Virtus Entella. Sabato a Renzo Barbera di Palermo saranno probabilmente oltre 30.000. Alla Virtus Entella serve vincere di almeno 2 gol, perché con un pareggio nel punteggio aggregato passerebbero i rosanero, che hanno raccolto più punti durante la stagione. Ci dispiace, però noi ci suderemo la maglia e lotteremo fino all'ultimo minuto della partita di ritorno. Nella puntata di Missione Mondo in onda questa sera parleremo della canonizzazione di Charles de Foucault al secolo Fratel Carlo, religioso missionario, esploratore del deserto del Sahara, studioso della lingua e della cultura dei Tuareg. Ne parleremo con Don Francesco Di Comite, coordinatore dell'ufficio missionario della diocesi di Genova, e Suor Cecilia, clarissa di Cristo Sorgente di Genova Voltri e vice coordinatrice dell'ufficio missionario della diocesi di Genova. Appuntamento su Telepace 1 alle ore 21. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Gli appuntamenti di mercoledì 18 maggio. Ritorna l'iniziativa Merenda nell'Oliveta per i bambini della scuola primaria di Via Lombardia Sesti Levante. Alle 14.15 nell'oliveto dell'istituto trascorreranno un pomeriggio dedicato al gioco e all'educazione ambientale. È organizzato dall'Associazione Città dell'Olio, il Lab Tertiguglio e la cooperativa Olivicoltori Sestresi. Proseguono gli incontri inseriti nel calendario dei corsi di cultura di Chiavari. Nella sala livellara di Via del Pino, il prof Lizza terrà una lezione di storia dell'arte ligure del Novecento su Rubaldo Merello, il Van Gogh di Portofino. L'appuntamento è alle 16. Prosegue l'esposizione delle opere che partecipano al concorso Due facce, umorismo a Sestri Levante nella sala Viccio del Palazzo Municipale di Sestri. Il pubblico può vederle e votarle ogni giorno dalle 16 alle 19. Per il 17° corso di cultura genovese alle 16.30 all'auditorium della Filarmonica di Chiavari, conferenza Il Convento dei Cappuccini e la Chiesa di Santa Croce a Chiavari con la storica dell'arte Valentina Borgnotto. Charlotte Salomon, Vita o Teatro, è una lettura di musica, immagini e parole messa in scena dal Liceo Artistico Luzzati di Chiavari insieme alla Fondazione Giorgio e Lili Devoto e all'Ensemble della Scuola di Musica Pucciarelli, alle 19.30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari.
Il prossimo appuntamento con Tiguglio Oggi è questa sera alle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.